Elezione al cardiopalma a Monte San Giacomo, dove l'incertezza ha dominato il pomeriggio di scrutini con un testa a testa tra i due candidati sindaco Raffaele Accetta uscente e Angela D'Alto, sua ex vice sindaco, che alla fine di un duro confronto a suon di voti si è aggiudicata la fascia tricolore con 66 preferenze di scarto sull'uscente e diventando la prima donna sindaco di Monte San Giacomo. Con la sua vittoria il Vallo di Diano si è confermato in questa tornata elettorale pronto a puntare sulle donne per la guida dei comuni. A festeggiare la nuova sindaca di Monte San Giacomo anche il consigliere regionale Corrado Matera, che è corso ad abbracciare Angela D'Alto. Un momento di grande emozione che la neoeletta sindaco non ha neanche provato a nascondere, manifestando anche il suo orgoglio per la partecipazione di tanti giovani che l'hanno affiancata in questa nuova e vincente sfida. È stata una campagna elettorale lunga e faticosa perché, come tutti sapranno, c'è stata una rottura nell'amministrazione, quindi che risale a aprile, quindi sono stati mesi difficili. Abbiamo lavorato bene, abbiamo costruito una squadra bella in cui ci sono tanti ragazzi, diciamo, ci sono anche delle persone con più esperienza, quindi un giusto mix, un giusto equilibrio tra giovani e esperienza. La cosa più bella di questa campagna elettorale, non mi stancherò mai di dirlo, è la presenza massiccia di tanti giovani e di tante donne. E questo mi rende orgogliosissima. Si aspettava questo testa a testa fino all'ultimo, quantomeno ci sperava, che sensazioni aveva? Io ho sempre creduto che avremmo vinto, ci ho creduto dall'inizio e quindi non mi sono sbagliata, sono contenta di non essermi sbagliata. Possiamo dire che da oggi si apre una nuova pagina per Monte San Giacomo. Sicuramente si apre una nuova pagina, diciamo, è nei fatti. Io spero di essere veramente all'altezza della fiducia che hanno riposto in me e tutti i concittadini e di lavorare per tutta la comunità. Io l'ho detto sempre, l'ho detto in queste sere e lo ripeto anche da questi microfoni. Adesso questa comunità va pacificata, tra virgolette, nel senso che bisogna ricucire le lacerazioni che ci sono state anche nel tessuto sociale e lavorare per diventare una comunità quanto più coesa possibile, il che non significa non avere opinioni politiche differenti o o l'assenza di contrapposizioni politiche, ma evitare le lacerazioni del tessuto sociale. Io mi impegnerò perché questo accada, perché lo sento, diciamo, proprio come compito primario. Un giusto mix tra esperienze e novità, come ha precisato la neoeletta sindaco D'Alto nella sua compagine costituita da Antonio Caporrino, che ha ottenuto 113 voti, Franz Nicodemo 112, Caporrino Giacomo e Aldo Manno 58 voti, Massimo Romano 53, Antonio Palmieri 45 e Maria Antonietta Lisa 35. Passa all'opposizione invece l'uscente Raffaele Accetta, battuto in questa tornata elettorale, che siederà nei banchi della minoranza insieme al più votato in assoluto, Gianluca Viceconte, che ha incassato ben 117 preferenze, e Romano Saverio con 85 voti.